Ciao, sono Francesco, benvenuti nella mia cucina. Oggi, sabato 3 luglio, in Romagna, in tutta la Riviera Adriatica, si festeggia la Notte Rosa. Infatti vedrete o sentirete al giornale tripudi, concerti e quant'altro. Io questa sera ho organizzato una cenetta, qua da me avremo le ghirlande rosa, le tovagliette rosa, sarà un tripudio rosa. Ho scoperto con mio sommo orrore di non avere magliette rosa, non so se sia un bene o un male. Però mi sono detto, prepariamo un cupcake per l'occasione. Ma visto che è un po' caldo fuori, non accendiamo il forno, quindi non lo preriscaldiamo, non foderiamo i pirottini, ma utilizziamo un qualcosa di diverso. Fidatevi e vedrete che non ve ne pentirete. Si pensa che un cupcake senza forno sia impossibile? Vi dimostrerò il contrario. Prendiamo tanti pirottini di silicone, che sono quelli che si piegano, quelli un po' strani, un po', come dire, non sai mai se usarli o non usarli. Vi dimostrerò con quanto è simpatico, divertente, ma anche facile e veloce utilizzarli. Quindi serviranno pirottini di silicone. Quanti ne vogliamo? Io ne ho 6. I miei ospiti stasera sono 3, quindi saremo in 4. 2 in più, secondo me, servono. Usiamo un blocco di cioccolato da 100 grammi che con un coltello seghettato andremo a ridurre a pezzettini fini. Io uso il coltello seghettato perché è molto utile, bisogna chiaramente stare attenti alle dita, però è molto utile per ridurre il cioccolato, vi faccio vedere, a delle scaglie molto fini, quindi diventa molto semplice il secondo passo, quindi scioglierli a microonde. Una volta spezzettato il cioccolato lo mettiamo in una ciotola di vetro, comunque che sia capiente e resistente al microonde, e la trasferiamo nel nostro forno a microonde a intervalli di 30 secondi mescolando dopo ogni intervallo con una spatola di silicone. Io di solito uso 2 intervalli per sciogliere questa quantità di cioccolato. Nel frattempo è comparso il fazzoletto perché non c'è la t-shirt. A fra poco! Dopo 2 intervalli di 30 secondi il nostro cioccolato si è sciolto perfettamente, quindi non si è per fortuna bruciato, e quindi proseguiamo con il secondo passaggio, molto interessante. Prendiamo un pennello per alimenti, il mio è in plastica, con le setole naturali spero. Prendiamo il nostro pirottino e intingiamo nel cioccolato il pennello e praticamente andiamo a rivestire la superficie interna, mi raccomando, non esterna, del nostro pirottino. Cerchiamo di coprire la parete interna, chiaramente nella maniera migliore possibile. Ripetiamo, quindi lo riempiamo completamente, in questo caso non è ancora finito, sia i lati che ovviamente anche la parte inferiore. Ripetiamo questo procedimento, ahimè, è anche divertente, per tutti quanti 6 pirottini. Una volta terminato l'ultimo dei 6 pirottini, trasferiamo l'intero reggimento in frigorifero per circa un quarto d'ora, così il cioccolato ha tempo di riprendersi. Quindi a fra poco. Una volta estratti i pirottini dal frigo per la prima volta, notiamo come sono già abbastanza rigidi, un po' tutti sostenuti. Diamo una seconda pennellata, sempre di cioccolato. Io mi sono accorto che il mio cioccolato non basta, quindi ne ho fatto ancora, ne ho tagliato un altro blocco. Non avevo fatto i conti bene. E quindi quello che andremo a fare sarà, questo è il pirottino, si possono vedere, ci sono alcune tracce che non sono state coperte bene. Quindi quello che faccio è andare a ritoccare e a ingrossare fondamentalmente i bordi e il fondo, ovviamente, molto importante, del mio pirottino. In questo modo il ripieno che faremo fra un po' riuscirà chiaramente a resistere. Ripetiamo la stessa operazione con tutti quanti i pirottini e li trasferiamo nuovamente in frigo per altri 15 minuti. A fra poco! Intanto che i nostri pirottini si stanno raffreddando e rapprendendo in frigo, noi prepariamo una ricetta classica di frosting al Philadelphia. Qui, stavo per distruggere il muro, 200 g di burro freddo di frigo nella ciotola del nostro mixer a velocità medio-alta fino a che diventa un bel composto cremoso. Ora riduciamo la velocità del mixer a bassa, quindi 1, e aggiungiamo lentamente, uno alla volta, per non incorporare troppa aria, i nostri panetti di Philadelphia, e ce ne sono 5.
E giusto a proposito aggiungiamo una bustina e mezzo di zucchero a velo setacciato, perché non vogliamo nessun grumi. Niente grumi nel nostro bel frosting. Una volta aggiunto tutto lo zucchero a velo, diamo, giusto per essere tranquilli, una bella raschiata nuovamente ai bordi della ciotola, perché magari un po' di zucchero a velo, un po' di Filadelfia potrebbe essersi, come dire, attaccato, perché voleva rimanere fermo. Ma noi ovviamente vogliamo che tutto quanto sia perfettamente amalgamato. E riprendiamo sempre a velocità lentissima, la più lenta che riusciamo ad avere sul mixer. Aggiungiamo anche un cucchiaino di estratto naturale di vaniglia, così lo aromatizziamo e siamo sicuri che viene buonissimo. Poi, visto che pur sempre di notte rosa si tratta, aggiungiamo una goccia di colorante per alimenti rosso. Una goccia sola, vogliamo proprio avere una tintura rosa, non chiaramente troppo rossa. Andiamo una goccia alla volta e vediamo come viene. Direi che una goccia basta. Il nostro bel frosting rosa da notte rosa è prontissimo, quindi quello che facciamo sarà foderare una sacca poche. Io uso sempre sacca poche, uso e getta, perché avete mai provato la sacca poche? Da lavarla è un... diciamo che non è semplicissimo, quindi cedo all'ingegnere della tecnologia. Quello che faremo sarà riempire la nostra sacca, quindi oggetta dotata di punta stella in fondo, la rigiriamo come se fosse un bello stivale, e quello che facciamo è inserire all'interno della sacca stessa il nostro frosting, e ci rimangono altre due operazioni, le più divertenti, quindi a fra poco. Ho tolto dal frigo i miei pirottini, che ora sono completamente, direi, allo stato solido, con moltissima cautela. Quello che facciamo sarà cercare di rimuovere il guscio in silicone dal bordo stesso. E praticamente questo è quello che otteniamo. Otteniamo un pirottino vero e proprio in cioccolato. Mi raccomando, cerchiamo di non toccarli troppo perché potrebbero sciogliersi. Infatti vanno conservati in frigorifero. Li togliamo piano piano con la massima cautela. Se per caso notiamo che il cioccolato è ancora un po', come dire, sottile, li possiamo lasciare in frigo, o se no pennellare un altro strato ulteriore. E così proseguiamo fino a che li abbiamo spogliati tutti. A questo punto proseguiamo con il nostro frosting al Filadelfia da notte rosa, e a me piace riempire completamente il pirottino, quindi non c'è impasto, non c'è trucco, non c'è inganno. E voilà! Questo è il nostro pirottino. Se avete visto gli ultimi post, ho scoperto, ahimè, il glitter colorato per alimenti, ovviamente. E quindi gli darei una bella spruzzatina di glitter rosa, così siamo sempre in tema. E voilà, il cupcake per la notte rosa è pronto. Quindi, prendendolo in mano molto delicatamente, eccolo qua. Cupcake rosa per la nostra bella notte rosa. Questo è un trucco semplicissimo per usare pirottini in silicone. Non usiamo il forno per una volta, così se fa troppo caldo abbiamo una botta di fresco. Vi saluto, ringrazio tantissimo tutti quanti, sia i nuovi iscritti al canale YouTube di Pan di Spagna che i fedelissimi. Apprezzo tantissimo il vostro sostegno, i commenti, tutto quanto quello che arriva è benvenuto ovviamente. Quindi vi saluto e ci rivediamo la prossima volta qui sul canale di Pan di Spagna, sul blog pandispagna.net o sulla pagina fan di Facebook, oppure per messaggi più immediati anche su Twitter. Un saluto e alla prossima volta. Ciao!